Questo è un ricordo doloroso nella memoria collettiva di un paese, nella nostra memoria, nella memoria di tutti e ovviamente in particolar modo nella memoria degli aquilani che si sono ritrovati in piazza a commemorare una tragedia dove hanno perso tutto e hanno perso anche i loro affetti più cari. E la cosa che più fa dispiacere e fa arrabbiare è il fatto che molte delle persone scomparse avrebbero potuto essere salvate se si fossero preallertati quando sono stati avvertiti dell'eventualità che poteva succedere una scossa di terremoto. C'era il 50% di probabilità che poteva succedere, come il 50% che poteva essere un falso allarme e non succedere niente. Ma un amministratore pubblico ha il dovere, di fronte a un 50% di possibilità che possa accadere una tragedia, ha il dovere di comportarsi come se la tragedia accadesse. Tanto più se siamo consapevoli, e se è un amministratore pubblico lo dovrebbe essere, che una tragedia del genere avrebbe centinaia di vittime. Quindi preallertarsi e portare la gente fuori dalle case nel momento in cui c'è un preallarme era doveroso e era meglio rischiare di fare una brutta figura per magari un allarme, un falso allarme e non succedeva nulla, ma almeno era la dimostrazione che ci si teneva a far sì che si evitassero dei morti, piuttosto che dare idea invece di efficienza e fare bella figura dopo, quando il terremoto è successo e si è intervenuti con tutto di più tempestivamente, esibendo un'organizzazione e una prontezza eccezionali che poi sono doverosi, non dovrebbero neanche essere eccezionali e non bisognerebbe neanche tanto vantarsi di questo, perché è normale che una protezione civile sappia cosa fare e intervenga con decisione e efficienza ed efficacia nel momento in cui succede una tragedia come è successa all'Abruzzo. Quindi niente di anormale, e invece è stato considerato l'intervento della protezione civile come qualcosa di eccezionale. Così il governo e la protezione civile hanno fatto più bella figura dopo, e in questo caso però sono morte centinaia di persone che avrebbero potuto non morire se si fossero preallertati, come hanno fatto i testimoni di Geova. Si sono passati la parola, sono usciti dalle case, è successo il terremoto e si sono salvati. E così avrebbero potuto essere salvate tutte quelle persone che purtroppo oggi vengono compiante e vengono ricordate con dolore dai sopravvissuti. Sono persone che avrebbero potuto essere lì, magari a commemorare insieme agli altri il fatto di aver perso tutto, la casa, i beni, ma non certo la vita. E invece purtroppo, oltre alla tragedia di aver perso casa e sacrifici di anni, molte persone devono purtroppo compiangere e commemorare dei cari che sono stati sepolti dalle macerie di questo terremoto e avrebbero potuto essere vivi se il governo e la protezione civile si fossero allertati quando erano stati avvisati.